Una popolazione che, quella greca, ha detto una cosa estremamente semplice. Ha detto che la vita, la sua qualità, la sua dignità viene prima dei profitti delle banche. A tutta risposta la Commissione Europea e la Banca Centrale hanno deciso democraticamente di mettergli un cappio intorno al collo e stringere. Questa cosa è inaccettabile, questa cosa è un atto di terrorismo. Questo è il vero terrorismo, quello che produce povertà, che umilia la vita, che umilia gli uomini, che umilia il lavoro. Questo è il terrorismo. E noi oggi qua vogliamo dire una cosa molto chiara. Vogliamo dirigerci verso le sedi dell'Unione Europea, perché noi non siamo abituati a scindere le nostre parole, i nostri discorsi dalle nostre pratiche. Le nostre parole sono le nostre pratiche. Noi comunichiamo, noi parliamo, noi entriamo in relazione con altri con le nostre pratiche. Non è possibile sfilare semplicemente. Dobbiamo praticare, dobbiamo rompere dei cortei ordinati, dobbiamo rompere dei dispositivi che vogliono la protesta scontata, prevista e prevedibile. Per questo diciamo già a tutte e a tutti che nel rispetto e nella cooperazione con questa piazza a un certo punto cambieremo. E invitiamo tutte e tutti a seguirci e a portare la nostra parola, la nostra solidarietà al popolo greco sotto le sedi di quella istituzione che sta terrorizzando un popolo che ha fatto 4 anni di lotte sociali e politiche.